dai. Ah, ah. Quei bastardi, Flow Joe, che mi darà il tema. Su quello, sì, a caso, quello che ti sente. Ah, fisiologia del fisso, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Mannaggia a te. Ah. Se la faccio breve qui non si dimentica, perché sarà una sintesi proteica. Ti riempio di energia in 2 secondi, manco ti lanciassi in faccia dei mitocondri. Ah, mi manca l'aria, ok, te l'ho detto. Sento proprio che mi sta salendo l'epoc. Oh, Nio, concentrati per un istante. Scegli fibre rosse o quelle bianche. Ah, prima che parta la sigla, lascia che te lo dica. Il mio muscolo preferito è quello che si ipertrofiga. Nota così. Vado. You are not machine. You're better than me. You are men. You, the people, have the power to make this life a wonderful adventure. Sapreste consigliarmi un gorilla pod di quelli fatti bene per vloggare? Perché quello che c'ho io si è rotto. Questo video sarà molto incentrato sul fatto di aggiornarvi per quanto riguarda la mia preparazione. Allora, aspettate. Anzitutto vi faccio vedere la cover, che non ve l'ho fatta vedere, questa qua. Toga, toga. Non uso più My Fitness Pal, ma utilizzo Fat Secret per contare, perché me l'ha chiesto il mio preparatore Andrea. In questo modo riesce a vedere il mio andamento di peso, i miei macro, insomma è tutto sincronizzato. Inizialmente il mio peso era 72,6. Poi quando ho riniziato ad allenarmi ho avuto un costante leggero calo di peso. Non so se vedete qua, faccio vedere meglio qua. Sono tipo da 72,6, 72,3, 71,9, 71,7, 71,7 ancora. Tetature 6 qua, la madonna. In pratica mi vedevo sempre più pieno e più definito, più magro. Poi questo effetto, diciamo, iniziale è cominciato a svanire e sto prendendo peso, però non mi vedo per nulla ingrassato di più. Ma noi ci vediamo direttamente ad allenamento. Ma com'è che la va? Sì, lo so, lo so. Sono appena uscite le maglie dei bastardi, porto questa. Perché questa maglia qua, del Wilkins, me l'hanno regalata quelli del locale, che è un pub di Tresigallo, vedi proprio. E raga, loro hanno un menù un po' particolare. Oltre a fare la pizza e piatti da ristorante, hanno anche il menù americano. Tra l'altro, prima che ci fossero American Graffiti e Roadhouse in voga. Quindi hanno i panini, bistecche, costine, tutte queste cose qua. Infatti io ci vado e mi diverto molto. E qui, infatti, qua dietro c'è il famoso numero 4 con la ricetta, vedete gli ingredienti? Ah, che roba, ah, che roba. E raga, organizzano anche delle gare addirittura. Chi mangia in più in fretta il panino gigante, c'è un panino da proprio una quintalata. Insomma, intanto passateci, ve lo consiglio perché è un bel posto. Poi, se vi va, se siete di queste parti, si potrebbe organizzare un raduno barra un mega cheat meal gara di qualcosa in questo posto, insomma, per divertirsi. Magari poi chi vince si vincono dei premi. Quindi grazie Max. Ma ora passiamo al mio workout, al mio programma. Mi sto allenando 3 volte a settimana, multifrequenza, multiarticolari, no cedimento. Ma soprattutto è un allenamento non volto molto all'estetica. Andrea lo chiama allenamento neurale. Si tratta semplicemente di fare tonnellate e tonnellate di volume sui 3 esercizi fondamentali: panca, squat e stacco. Ce li ho tutti e 3 i giorni della settimana. Ruotano tra di loro e cambiano di serie ripetizioni. C'è da dire che in questo allenamento non ho un grande lavoro mirato in quei gruppi muscolari che necessitano un lavoro più mirato, però penso proprio che non sia l'obiettivo di questo mese. Penso che Andrea mi voglia far costruire le basi, voglio essere certo che i miei schemi motori, i miei esercizi base siano ben consolidati per avere delle fondamenta per cui costruirci poi qualcosa a livello di composizione corporea, ipertrofia. E quindi faccio semplicemente questi 3 a tonnellate e penso proprio che stia funzionando, perché mi sento sempre più confidente con questi esercizi e li sto alzando di brutto ogni settimana. Poi vabbè, di contorno mi ha messo un esercizio per il core, che è il plank, famosissimo su questo canale, il video più cliccato. E poi c'è un circuitino a corpo libero metabolico alla fine. In questo allenamento non vi faccio vedere tutto, perché sennò divento matto, perché dura circa 2 ore. Vi faccio vedere solo un esercizio, che è lo stacco. Per me è nuovo, non l'ho mai fatto, infatti i pesi sono bassi. Allora, lo stacco è il primo esercizio di oggi. Funziona così: si parte a barra vuota, si fanno 5 ripetizioni.
Poi si aggiungono 2,5 kg per parte, poi 5 ripetizioni, 2,5 per parte, altre 5 ripetizioni. Sempre così si comincia a salire fino ad arrivare a un punto in cui o si fa fatica a mantenere la tecnica oppure il movimento comincia a non essere più così fluido. Di questo peso che si raggiunge, poi eseguirò un 3x3. La stessa dei piedi che utilizzo è leggermente aperta con le punte dei piedi, larghezza circa delle spalle, la larghezza dei piedi con cui farei un salto in alto. Afferro il bilanciere appena inizia la digrinatura. Aria, testa neutra, sento il peso che si alza e spingo. Un consiglio che vi do è di pensare a tirare fuori il petto in avanti e in alto. Questo mi aiuta molto bene ad attivare il dorso e tenere la postura. Poi penso come a spezzare la sbarra. Per il sedere penso a buttarlo indietro e sento che si attivano molto bene i femorali. E da quel momento lì sento che già il peso si sta alzando e continuo a spingere. Testa neutra, non su così. Veramente raga, attivare i dorsali vuol dire una cifra, perché senti proprio che quando li attivi si alza il peso. Scusa Max, ma ho bisogno di fare più sul serio. Ora sì, hai ragione. Ah, quasi dimenticavo. Link allo store per le maglie in descrizione. Questo qua è il logo un pochettino ancora grande. Non c'ho le maglie aggiornate. A voi arriveranno aggiornate. E fighe, raga. Ve le consiglio perché si sta da Dio. Tra l'altro, raga, c'ho stramala le gambe dall'allenamento di lunedì. Ho cercato di scaldarmi bene. No raga, scusate, ma qua dentro c'è troppa umidità. Posso spiegare? Tra l'altro raga, ho appena lanciato proprio giusto oggi su Instagram la gara dei glutei a Matt Carolina. Link del suo canale in descrizione. Non finisce qui, ti tartasserò, riempirò i miei contenuti di sfide verso il tuo culo. Perché non c'è culo che mi potrà superare. C'è un nuovo Godzilla in città, Carolina, c'è un nuovo Godzilla. When I close my eyes, I can almost see it. Sto venendo a prenderti, Carolina! And if my mind works backwards for a minute, I follow you before the memory's gone. I remember you. You lift my spirit with you high as all I'm feeling. Remember how we felt the life. I remember you. Noi ci vediamo dopo. Oh bella. Sto andando da un mio amico che fa musicista radio, fa un po' di tutto. Perché sto per andare a girare la intro che probabilmente voi ci è venuta, avete già visto.
Hi. Ciao Bel. Ciao Bel. Ecco, quello là è il Wilkins. Ciao Bel. Oh, ciao Bel! Prego! Sto cercando Fede. Il trefiede? Fede. Cercalo, è una roba che ha tre piedi. Aspetta, forse l'ho trovato. Aspetta, chi deve 1, 2, 3, 4. No, questo non va bene. No, l'ho usato ieri. Video idiota. Quindi forse in macchina. Andiamo in macchina. Cioè, la testa con che macchina andata via? Cazzo! No. Neanche chiedo, lì. Ti chiedo auto, aiuto. Ma cazzo. Nella mia testa faceva straridere. Magari qua il treppiede, guarda che roba. Ehi Joe, ma questo non è un treppiede. Questo non è un treppiede? Come non è un treppiede? Perché tu stavi dicendo Blow? Perché Blow è il mio soprannome? Io? Perché Blow è il mio soprannome? Blow Joe, c'è il mio canale, io faccio radio, faccio musica. Siete su YouTube i miei brani, video idioti, video anche seri. Questo è Blow Joe. Sì, ma non hai sfamato Facebook. Vedi, lui mi introduce sempre. Non posso fare altro che rispondere alle sue domande. Su Facebook, sempre Blowjo. BLOWJOE. Tracce di ventoccia. Presente. Ah, dammi un argomento, bastardo, vai. Vuoi che mi passa per la testa? Bastardo, vai. Non mi ritorno mica. Che non si dimentica, perché sarà una sintesi proteica. Oh! No, bastardo. Mi manca l'aria, ok? Te l'ho detto. Sento proprio che mi sta mandando l'epoca. Sì. Mandando no. Capito che devo annullare gli impegni di stasera. Beh, allora aspetta. Voglio sempre la rima dopo se si fa caso. Ce ne sono 5, quindi altre 4, altre 2. Non manca tanto. Se ti vedesse Falco. Passa l'anima sua. Quelli di Bari ce l'hanno provato via. Fanculo Bari. Ti riempio di energia in 2 secondi. Manco ti mangiassi in crema. Già si cosa. Cioè dobbiamo tenere alto il ritmo, perché io quando sono abituato a rappare scherzo di meno. Vaffanculo. Al contrario. Porca di una puttana, rifacciamo. Tutti su raga. Ci vai, siamo vai. Rivoltate verso l'alto. Ci siamo tutti. Sì, che bastardi. E Blow Joe. Yeah. Che mi darà. Mi darà. Cosa? Che cazzo mi dai il tema? Cosa? Giovanni, ma che cazzo stai facendo? Questo? Cos'è quella roba lì? Questa? Eh sì, questa. Questa è perché c'ho la pelle secca, proprio secca, secchissima. Sì. E allora quella... gioco a tennis, non sapevi giocare, ci conosciamo da una vita, non sapevi giocare a tennis. No, non e lo sapevo. È dormire bene la notte. Ah, e allora questo che cazzo è? Beh, questo è chiaramente per le contratture muscolari che mi faccio giocando a tennis di notte con la pelle secca. Egitto!